Non sapete forse che John Taylor è collezionista di automobili. That you collect cars. Have you got the Aston Martin of James Bond pictures? Yes. Allora, no. Ha detto una notizia che ho letto su un giornale, che lui possiede la Aston Martin di James Bond, ma lui mi ha detto veramente... We like Ferraris these days. Ha detto sì, che non la possiede, ma soprattutto lui ama la Ferrari, essendo una macchina ovviamente più potente e più amata. In, for example, adesso gli vorrei fare una domanda un pochino più seria. Oh, c'è silenzio. Chiederò a John in che cosa lui crede, soprattutto nella sua vita. John, in what do you believe in life? Oh, I think should have a good time, and I believe in just good, I don't know, good karma. Don't treat people badly and you'll get a good life yourself. I think you make your own luck. Ha detto così che per essere felici nella vita, per comunque per avere se non altro serenità, l'importante è essere felici con se stessi, essere soddisfatti di se stessi e quindi dare agli altri una maggiore, diciamo così, felicità. Voi siete tutti soddisfatti di come siete voi personalmente nella vita, ragazzi? Beh, I asked them if they love themselves, if they like themselves, but they love you. No, but they'll like themselves better later on. Ha detto così che dovete amare più voi stessi che John. Lui è molto modesto. No, they want to love you. I mean, John, have you got a sense of humor? Gli ho chiesto se lui è un uomo spiritoso. Have I got a sense of humor? None whatsoever. No. Non ha senso dell'umorismo. I can't... Well... It's hiding in my pocket. Ha detto che lui ce l'ha ed è nascosto in una tasca. Now I'm gonna ask you a question that these girls gave me before. Gli chiederò una cosa nelle domande che mi avete preparato prima nei vostri bigliettini. Adesso la vado a cercare. For example, gli chiederò se lui tiene tutti questi cuoricini, insomma tutti i regali che voi fate, se li tengono o se li buttano via. Adesso lo domando a John. Do you keep or do you throw away the presents you get from your fans? Yeah, we don't throw any of them away. I mean, a lot we give to hospitals and we give to, you know, children. That's what we do with a lot because we obviously get so many. But we keep special ones. You know. Che carino! Sapete cosa ha detto che fa dei giocattoli, dei pupazzetti di peluche che voi regalate loro? Alcuni li tengono, ma altri li danno a degli ospedali per i bambini perché ne hanno così tanti in tutto il mondo. Well, we'd be able to open a chain of stores if we were to keep them all. Se loro li tenessero tutti dovrebbero fare una catena di negozi perché ne hanno certamente troppi. Thanks, John. I go to see Nick. Oh, you have the last one, but not the last one. Hello, Nick. How are you? I'm very well, thank you. You have a good time here in Italy? Oh, we always have a good time in Italy. They treat us so well. Ha detto che lui è molto contento di essere in Italia e sempre hanno un bellissimo soggiorno perché li trattiamo sempre molto bene. Tu sei dei gemelli. Are you born under Gemini sign? Absolutely, true? Yeah. Even John is Gemini. Yeah, both of us. I'm John's split personality. So. Allora gli ho chiesto, lui è nato sotto il segno dei gemelli e John è nato sotto il segno dei gemelli. Lui dice che loro due dividono, praticamente sono i due gemelli del segno. I'm Gemini too. Can I join you? Sure, yeah. Ho detto, siccome sono gemelli anch'io, posso far parte della compagnia e lui mi ha accolto molto gentilmente. I know that you are an excellent photographer. Well, I try hard. Is that... Lui è un eccellente fotografo and I'm asking you, between Simon and John, which has the best profile? Oh, I don't know about that. Yeah, well, we'll leave it to this lot to decide, I think. Ha detto, siccome lui è un bravissimo fotografo, gli ho chiesto qual è il profilo migliore, se quello di Simon e quello di John. Lui mi ha risposto che lascia a voi la decisione. Yeah, right, both of them. Naturalmente Nick ama tutte e due. Is that true that you want to become a director? Picture the movie director? Oh, maybe sometime in the future, long way away. I mean, somebody just asked me one day whether there was anything else I'd like to do other than music. Yeah, I've got an interest in directing films.
pensate che lui amerebbe fare nel futuro, certamente non adesso perché ha un grandissimo successo, il regista. And for example, what kind of picture do you prefer in the future to make? Quali film preferirebbe fare nel futuro? I don't know. I think yeah, definitely fiction, but I like all sorts of things, everything from science fiction to drama to melodrama. I see. Dice così che per lui non importa. Pensate che Nick Rhodes, facendo il regista, pensate che razza di sensibilità diversa lui ha dalla musica, potrebbe fare anche dei film drammatici, dei film di scienza fizione e